Mirella Brunori, Franco Grigiotti. 3 in 1. Abbiamo anche un corpo. Mirella in partenza, allora, per il viaggio di nozze. Seconda parte, edizione privata. La mia amatissima Mirella, che mi ha preceduto nella gloria di Dio, mi ripete in continuazione e dice: la cosiddetta morte, che morta non è, è un passaggio ad una vita diversa, la vera vita. Noi crediamo che i nostri cari trapassati siano chissà dove, ma sono vicini a noi. L'altra vita è intorno a noi, anche perché, non esistendo né tempo né spazio, il paradiso è qui, in cielo e in ogni luogo. Si può dire che l'aldilà è l'aldiqua un pochino più in là. Ma quando imparavamo il catechismo e ci chiedevano dov'è Dio, Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. Ed è proprio così, siccome noi, per il momento, siamo in terra, Dio e il paradiso sono anche tra noi, come sono tra noi i nostri cari. Noi però, con i nostri pregiudizi, paure, tabù sulla morte, scongiuri, innalziamo un muro tra noi e loro, tanto da interrompere e precludere quel dialogo che è ancora possibile. Vengono proprio emarginati con una mortificazione inaudita. Si tende a dimenticare, infatti si dice «il tempo cancella il dolore». Sì, questo è vero, ma quasi sempre, non per tutti si intende, cancella anche il ricordo. Mi chiedo e vi chiedo, dove è andato a finire tutto il nostro bene, il nostro amore? Ci ricordiamo di loro solo per la commemorazione dei defunti, che io cambierei tanto volentieri in ricordo festoso dei nostri trapassati che sono più vivi di noi. Comunque anche questo ricordo si fa per convenzione, con uno spreco di soldi in fiori inutili, ne basterebbero pochi. Accetterebbero più volentieri preghiere e opere di bene, ma ormai questa è la tradizione e se dà conforto, sia la benvenuta.